Quando le biografie hanno per protagonisti personaggi carismatici e affascinanti, la storia, con la S maiuscola, diventa più avvincente di un romanzo d'avventura. È il caso di Tito Barbieri, un turbolento mazziniano di ripabottoni che è stato protagonista dello scenario e delle battaglie politiche del suo tempo e che torna magistralmente a rivivere nelle pagine del libro scritto da Gabriella Paduano, la presentazione a Isernia, nel chiostro di Palazzo San Francesco. È stato un eroe del Risorgimento, non solo molisano, ma europeo. Fu il protagonista indiscusso della Rivoluzione dei Popoli del 1848 e per quegli avvenimenti fu accusato per 3 gradi di giudizio, quindi stava, insomma, per vedersela proprio brutta, stavano per tagliargli la testa quando è fuggito e da lì, insomma, sono iniziate una serie di avventure di Tito Barbieri. Lo vediamo protagonista a Marsiglia, come a Parigi, a Londra, a Costantinopoli, sotto mentite spoglie perché diventa un agente segreto di Giuseppe Mazzini. Tornerà nel 1858 dopo un'amnistia e da lì poi si preparerà alle grandi battaglie per l'unità d'Italia, quindi sarà a fianco di Garibaldi, tornerà nella sua diletta patria, quindi il Molise, e a Campobasso sarà consigliere della provincia di Campobasso e maestro d'armi nel collegio sannitico di Campobasso. A dialogare con l'autrice un'altra brillante penna molisana, la scrittrice Greta Rodan, che ha puntato i riflettori su una figura singolare che emerge dalle pagine del volume, quella di Olimpia Frangipane. Questa donna, che era una donna di grande fascino, grande bellezza e grande intelligenza, e crea questo circolo, questo cenacolo nel quale cultura, arte, ma anche azione politica si univano. A un certo punto i membri furono tutti arrestati, tra questi c'era tra i frequentatori anche Tito Barbieri, quindi il protagonista del nostro libro, e lei fu condannata alla damnatio memoriae, per cui pensa, non poteva nemmeno più essere raffigurata, è sparita. Quindi diciamo, credo che questo riallacciarci alla nostra storia, quindi ricordarci quello che siamo stati, ci può servire anche a essere un poco meglio nella contemporaneità e a prendere parte a questa esistenza in modo più incisivo. Una serata culturale promossa dalla sezione isernina del Rotary Club. Noi crediamo che la diffusione della cultura sia uno degli antidoti a questo periodo di guerre e di grandi turbolenze, perché soltanto con la cultura probabilmente si riescono a contrastare certe negatività che vediamo nel mondo. Quindi il Rotary International e noi di conseguenza il Rotary Club di Isernia cerchiamo per quanto possibile nel nostro piccolo di diffondere la cultura attraverso questi eventi.